Sia il benvenuto al castello. Il conte Dracula? Sono io, Dracula. Prego, si accomodi. Entri liberamente. Sono contento di vedervi in faccia. Abbiamo lavorato per oltre 10 anni e tutti quanti volevamo quest'incontro. Ma non siamo tutti. Mi è stato detto però che c'è un messaggio del numero 5 a questo proposito. A quanto pare un imprevedibile contrattempo lo costringe a tardare fino a stasera. Geben Sie sofort den Befehl! Und ich werde Sie erschießen! Geben Sie den Befehl! Wenn die Bonte kommt, kein Ruhe! Ich soll nur mehr reden, du! Diciamo che si è presentato un contrattempo del tutto inatteso. Buonasera, Eva. Ah, signor Manning. Le presento il professor Marsh. John, questo è Robert Manning. Papà, per quanto tempo potremo ancora tenerlo nascosto? Prima o poi qualcuno finirà per scoprirlo. Beh, una cosa è certa, non scapperò un'altra volta. Quando mio fratello è morto, ho preso il suo posto. Sono sicuro che non riuscirò a ingannarli per sempre. Ma papà, se riuscissi a scomparire di nuovo... A te sembra facile, vero? Ascolta, Natasha. Non te l'ho detto per non coinvolgerti, ma... Vedi quei soldi che tutti stanno cercando? Ebbene, li ho io. Ma che hai fatto? Io? Non hai pagato le tasse? Ma io... Ma voi... Ma che voi? Ma ti rendi conto? Diteglielo voi, Eminenza. La pena che c'è per chi non paga le tasse, diteglielo. La morte. Oh, senti? La morte. Ho sentito, la morte. Ma io che c'entro? Piuttosto sappiate che in questi giorni lo sguardo del Santo Padre si sta posando su di voi. Il mio obiettivo è la vendetta. In altre parole, la morte. La morte? La morte dei nostri nemici. Ho intenzione di annientare tutti coloro che avete ragione di temere. Coloro che si sono prefissi come unico scopo la lotta alla criminalità. Ma questo è impossibile. Non è affatto impossibile. E glielo dimostrerò. In questo preciso momento, a più di 10.000 miglia di distanza da qui, la mia vendetta sta finalmente per cominciare. Non ce la farete da soli, un signore dei Sith. Cancelliere Palpatine, i Sith sono la nostra specialità. Le vostre spade, prego. Non voglio che il cancelliere incespichi nei vostri brandelli. Non sfuggirai questa volta, Dooku. Il momento tanto atteso. I miei poteri si sono raddoppiati dal nostro ultimo incontro. Bene, a doppia superbia, doppia caduta. Oh.
sempre piaciuta la violenza. Non sei cambiata affatto. Hai visto una strega, Palafox? Stanno diventando così rare in questi giorni. La ragazza è colpevole, mio signore. Mi stupisci, Palafox. La ragazza non è stata ancora giudicata. Suo padre era un traditore, un contadino cospiratore della Royal House. Fu impiccato per questo. Io stesso ebbi il piacere di emettere la sentenza contro di lui, ma sfuggì alla scorta e tentò di assalirmi. Stasera, cari amici, voglio farvi gustare qualcosa di veramente notevole, in onore della notte delle streghe. Aspettane verso un goccio per me. Attento con questa bottiglia, Elder. È rara come l'oro, ma infinitamente più preziosa. Grazie. No, grazie. Brava ragazza, il buon brandy con le donne è sprecato. E allora dimmi, cosa te ne pare? Meraviglioso. Eccellente. Ricordo lontanamente il mouton del 34. Allora ne acquisterò qualche cassa. Beh, si tratta bene, Scaramanga. Ho $1,000,000 ad incarico, posso permettermela, Mr. Bond. Lei lavora per la Gloria, un cordiale molto bene da sua maestà la regina e ha una pensione di fame. A parte questo, ci somigliamo. A noi, Mr. Bond. A quanto c'è di meglio? Ricorda la famosa parola di Cambron? Bene, lei ne è pieno. Quando io uccido, è dietro preciso ordine del mio governo. E coloro che uccido sono degli assassini. Via, via, Mr. Bond, mi delude. Lei uccidendo è soddisfatto come lo sono io. Perché non vuole ammetterlo? Ammetto che uccidere lei sarebbe un piacere. Doveva farlo quando eravamo alla box. Ma è vero che gli inglesi non considerano sportivo uccidere a sangue freddo, è così? Non ci conti tanto. Volevo la uccideva al suo arrivo, ma sarebbe stato ridicolmente facile. I nove hanno lasciato Minas Morgul. I nove? Hanno attraversato il fiume Isen la vigilia di mezz'estate, travestiti da cavalieri neri. Hanno raggiunto la contea. Troveranno l'anello. E uccideranno colui che lo porta. Frodo! Avete un appuntamento? No, ma non può più aspettare. Apra. Allora, diamo una controllata ai danni. Quando
Willy? Ciao, papà. Tutti questi anni, senza filo interdentale. Neanche una volta.